Una piantagione di cannabis sequestrata e 5 giovani arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. A Platì oggi un sopralluogo nei cunicoli dell''Ndrangheta, diventati ormai percorsi d'arte. Il progetto finanziato dal CIS Calabria Svelare Bellezza ha visto questa mattina la partecipazione al sopralluogo da parte di tanti politici e di docenti universitari e ricercatori. A Scilla, bufera sul comune, si dimettono il sindaco, il suo collaboratore, nuova linea, si amplia l'inchiesta, indagati anche un assessore e il fratello del primo cittadino, a sua volta ex sindaco. Elezioni, nuova attribuzione dei seggi in Calabria, un seggio passa dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle. Secondo i dati del Viminale, Tucci è eletto al posto di Bruno Bossio. Provincia di Catanzaro, Mormile è il nuovo presidente, al candidato del centrodestra 48.529 voti ponderati, Fiorita fermo a 38.863, il sindaco di Soveria Simili la spunta sul primo cittadino del capoluogo. I 5 martiri di Gerace saranno ricordati a 175 anni dal loro sacrificio il prossimo 2 ottobre con un corteo storico. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Telemia, canale 76 del Digitale Terrestre, l'appuntamento consueto con il TG News. Partiamo con l'ampia pagina della cronaca, lo dicevamo nei titoli, una piantagione di cannabis sequestrata e 5 giovani arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale che hanno contestato ai 5 indagati il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. Avviate lo scorso luglio, le indagini coordinate dal procuratore Giovanni Bombardieri hanno consentito a un aeromobile della sezione aerea delle Fiamme Gialle di Lamezia Terme di scoprire nella zona di Cardeto una piantagione di cannabis curata con moderne strumentazioni. Tra la fitta vegetazione, infatti, sono state individuate 117 piante di cannabis pronte per essere raccolte, essiccate e trinciate per la produzione di marijuana, nonché di identificare in diverse occasioni 5 soggetti reggini affaccendati nella coltivazione. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e distrutta. E ancora cronaca, siamo a Crotone, un uomo di 96 anni è deceduto dopo essere stato investito da un'automobile in Viale Gramsci sul lungomare cittadino. La vittima è Francesco Ligorio, persona molto conosciuta a Crotone per via delle sue attività imprenditoriali nel settore dei supermercati. L'uomo stava attraversando la strada nei pressi del cimitero quando per cause in corso di accertamento è stato investito da una vettura guidata da una donna di 58 anni di Crotone. La conducente dell'auto investitrice si è subito prodigata per soccorrere l'uomo che, trasportato in ambulanza al pronto soccorso, è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. Gli agenti della polizia locale di Crotone stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto per evidenziare eventuali responsabilità. Sempre a Crotone, 2 persone sono state arrestate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti da personale della squadra mobile che ha anche sequestrato complessivamente 71 grammi di eroina. Nel corso di un servizio antidroga, gli investigatori hanno effettuato una serie di appostamenti nel quartiere Fondo Gesù, nei pressi dell'abitazione di persone ritenute dedite all'attività di spaccio, tra cui quella di un 21enne dove sono stati notati movimenti sospetti. Uscito dalla propria abitazione, l'uomo, dopo essere salito velocemente in auto, ha cercato di allontanarsi, ma è stato raggiunto e bloccato e trovato in possesso di 20 dosi di eroina già pronte per la vendita al dettaglio. Nel contempo altri agenti hanno fatto ingresso nell'appartamento dal quale il giovane era appena uscito, sorprendendo un 22enne intento a confezionare altre dosi di sostanza stupefacente dello stesso tipo. Nell'abitazione è stato rinvenuto anche vario materiale da confezionamento, nonché diverse banconote di piccolo taglio per un totale di 1.500 euro, ritenute provento della vendita di droga. Lunedì scorso la squadra mobile della Questura di Catanzaro ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di un 38enne catanzarese. Il provvedimento cautelare della misura
cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi della stessa frequentati è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica, appunto del capoluogo. L'ipotesi è che il soggetto destinatario della misura cautelare, durante tutta la relazione sentimentale durata 5 anni e da cui poco più di un anno fa è nato un figlio, abbia ripetutamente maltrattato la compagna. L'uomo manifestava la sua morbosa gelosia con episodi di violenza sia di tipo fisico, sempre più frequenti e lesivi, in alcuni casi tali da cagionare danni gravi alla donna, sia di tipo verbale, con offese, ingiurie reiterate nel tempo. Le condotte arbitrarie e violente dell'uomo hanno creato un clima di vita difficile, di violenza, di vessazione, di gelosia e di ossessione, nonché una forte tensione emotiva, incurante dello stato di sofferenza della convivente, per nulla convinto di recedere dalle sopraffazioni per via della gelosia che nutriva nei confronti della donna, l'indagato ha da sempre dato vita a litigi fino ad arrivare a manifestazioni estremamente violente. Più volte l'ha colpita con schiaffi e testate sul viso e in una circostanza le ha messo un cuscino sulla bocca. Nessuno era a conoscenza di ciò che la vittima era costretta a subire, poiché lei non ha mai confidato le sue sofferenze. A seguito dell'ultimo episodio, il più violento accaduto i primi giorni di settembre, la donna si è recata in pronto soccorso, dove ha ricevuto le cure del caso, e qui, esasperata dalla spirale di violenza, temendo per la sua incolumità, si è determinata a denunciare il compagno. Il provvedimento cautelare scaturisce dagli approfondimenti investigativi svolti dalla squadra mobile sotto la costante direzione della Procura della Repubblica di Catanzaro ed è teso a neutralizzare con tempestività ed efficacia il pericolo di reiterazione delittuosa. Il procedimento pende attualmente nella fase delle indagini preliminari. A Catanzaro, personale del locale commissariato con l'ausilio di personale del reparto prevenzione crimine di Vibo Valentia ha arrestato in flagranza di reato un 34enne trovato in possesso di un'arma comune da sparo con matricola a brasa, completa di caricatore, di 9 munizioni calibro 9x19 e una munizione calibro 9x21, di una pianta di marijuana alta 1,20 m e di un barattolo di vetro contenente quasi 5 grammi della stessa sostanza. Sia l'arma che la sostanza stupefacente sono state trovate nell'abitazione dell'indagato, l'arma sopra un mobiletto accanto al letto e il barattolo con la sostanza stupefacente all'interno di un mobile della cucina. La pianta invece è stata rinvenuta nel giardino prospiciente all'abitazione. Un 43enne morto ieri a Falconara Albanese in un incidente sul lavoro. L'uomo era alla guida di un mezzo agricolo che per cause in corso di accertamento si è ribaltato su un terreno scosceso, schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paola per il recupero della salma. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono condotti dai carabinieri. Sono 198 le persone sbarcate al porto di Crotone ieri mattina da un pattugliatore dell'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera Frontex e da una motovedetta della Guardia Costiera. I migranti erano stati intercettati, oltre che dal pattugliatore Frontex, da un'unità della Capitaneria di Porto di Crotone e della Guardia di Finanza, mentre erano a bordo di un peschereccio di una trentina di metri a circa 80 miglia dalla costa calabrese. Sull'imbarcazione c'erano 394 persone, 196 sono sbarcate al porto di Roccella Ionica, mentre il resto è stato condotto a Crotone con il pattugliatore e l'unità della Capitaneria di Porto. Le persone soccorse provengono quasi tutte da Afghanistan, Egitto, Siria ed Iraq. Ci sono anche 40 minori non accompagnati dall'Egitto. Le operazioni di sbarco, coordinate dalla prefettura di Crotone, sono state svolte sotto la supervisione degli uomini dell'ufficio dell'immigrazione della questura. Chiudiamo l'ampia pagina di cronaca, ora parliamo di caro bollette. Graziano Tomarchio ha intervistato i pizzaioli che protestano per le bollette troppo care e si rivolgono al nuovo governo. Vediamo il servizio. Lorenzo Fortuna, se l'altro resto dell'Italia queste care bollette ci sono, Cosenza non è di meno, ecco, e lei rappresenta tanti pizzaioli qui a Cosenza e provincia, ecco, come siete messi? Siamo messi malissimo. Purtroppo la situazione in questo momento inizia a essere tragica per me come per tanti altri miei colleghi, e tanti altri hanno purtroppo già chiuso, abbassato le saracinesche, non potendo più pagare. Io dopo 30 anni, noi il 16 ottobre, se Dio vorrà, festeggiamo i 30 anni di attività, ma non ho vergogna a dire
che purtroppo se la situazione continuerà ad essere questa, io non ci vedo più futuro, nel senso io nell'ultimo trimestre ho rateizzato proprio qualche giorno fa quasi 17.000 euro di bollette tra gas ed Enel, che sono gli ultimi tre mesi praticamente di consumi, luglio, agosto e settembre. Io mi chiedo oggi come faremo tra un po' che arriva il freddo e dovremmo accendere anche i condizionatori a caldo all'interno dei nostri locali, cioè dobbiamo far trovare i locali freddi alle persone oppure dobbiamo arrivare a 10.000 euro al mese, cioè lavorare giusto per pagare queste cose? Io non penso che sia una cosa ormai più fattibile. Faccio un appello a tutti i miei colleghi, cioè facciamoci sentire, facciamo un qualcosa, perché obiettivamente non è più possibile andare avanti così. E un altro appello lo faccio a questo governo che sta per nascere, per insediarsi. Speriamo che sia uno dei primi argomenti, perché è di vitale importanza, presumo, per tutta la filiera ristorazione e non solo, perché comunque ci sono tantissime altre attività che usano l'energia elettrica e che oggi sono sul lastrico. E c'è una nota di Pino Masciari che leggiamo: le istituzioni siano esempio di responsabilità. Ho imparato dall'esperienza maturata durante la mia vita che oltre ogni colore politico c'è un valore che fa funzionare bene le cose in ogni settore, e il senso di responsabilità, svolgere il proprio lavoro e il proprio ruolo con coscienza. Il senso di responsabilità è stato alla base della mia scelta di dire no all''ndrangheta e alle sue vessazioni esercitate anche attraverso il mondo politico istituzionale. Il mio è stato senso di responsabilità nei confronti dello Stato, del territorio in cui vivevo, della mia famiglia, dei miei figli, di me stesso. Volevo un presente e un futuro diversi, dove poter lavorare per la mia famiglia legalmente e serenamente. Ho espresso la mia responsabilità facendomi carico dell'onere di denunciare, perché essere responsabili vuol dire questo: compiere la scelta giusta secondo quanto stabilito dalla legge e dalla propria coscienza. Dovrebbe essere un sentire comune, un sentire stabilito dalla legge e dalla propria coscienza. E ancora condiviso, eppure ancora oggi, a distanza di 30 anni, la mia scelta porta i segni della straordinarietà. È ancora diffusa la logica della convivenza, del clientelismo, dei percorsi facili, del far passare per normale la disonestà anziché l'onestà. Finché la mia storia non sarà la normalità, finché si continuerà ad agire per il proprio esclusivo interesse e non per il bene di tutti, continua Masciari nella nota, ci potranno essere governi di destra e di sinistra, ma l'illegalità continuerà a crescere e prosperare, inquinando ogni angolo delle istituzioni. Per raggiungere un cambiamento radicale, le istituzioni devono essere responsabili nei confronti dei cittadini, devono dare l'esempio e devono agire per far diventare normale ciò che oggi è eccezionale. Quel concentrato di valori come la giustizia, la legalità, la trasparenza, di cui tanto avremmo bisogno, deve arrivare effettivamente dal mondo istituzionale. Basta con le parole vuote e prive di significato, abbiamo bisogno di esempi concreti. Così finisce la nota il collaboratore di giustizia Pino Masciari. Famiglie in difficoltà. Parla l'assessore alle politiche sociali del comune di Crotone, Filli Pollinzi, che anticipa 100.000 euro dal comune di Crotone, arriveranno appunto proprio per sostenere questi nuclei familiari in stato di bisogno. Vediamo il servizio. 100.000 euro destinati all'acquisto ed alla successiva distribuzione di derrate alimentari e generi di prima necessità per dare un concreto aiuto a famiglie in stato di bisogno. È quanto deliberato dall'amministrazione comunale di Crotone, che ha previsto questa misura di solidarietà sociale finalizzata a dare sostegno durante le prossime festività natalizie, ma anche nei mesi successivi, a nuclei familiari bisognosi. Il senso di questo atto è quello di dare sostegno alle famiglie che hanno più bisogno e sostenerle sia in un aiuto di tipo alimentare, ma non solo, perché quello diventa poi un meccanismo che ci consente di avvicinare delle fragilità che probabilmente non sono solo di tipo economico, ma che invece ne nascondono altre, e quindi quello è uno strumento, insomma, che facilita l'accesso poi ai servizi sociali in generale.
L'amministrazione ha previsto la pubblicazione di un avviso pubblico destinato alle associazioni del terzo settore che potranno dare la propria disponibilità a partecipare all'iniziativa e provvedere successivamente all'acquisto e alla distribuzione delle derrate alimentari. Quasi un dovere, insomma, degli enti locali di avvalersi dell'aiuto e del sostegno del terzo settore, che ha una grande capacità di intervento nello specifico delle situazioni, insomma, che i territori vivono. 100.000 euro saranno destinati a questa iniziativa. Dove avete preso le risorse? Le risorse sono sempre riferite alle misure di solidarietà alimentare dell'emergenza Covid. Abbiamo disposto in giunta, insomma, una serie di azioni relativa all'ultimo fondo che è arrivato, per cui andremo a ridurre la Tari con un'azione che ha voluto fortemente l'assessore al bilancio per compensare un po' il caro vita che in questo periodo, ahimè, le famiglie stanno vivendo. Questa misura qui, che è quella della derrate alimentari attraverso l'operatività del terzo settore che parteciperà al nostro avviso, e poi abbiamo previsto un'ulteriore misura per cui andremo a compensare tutti coloro che sono rimasti fuori dall'erogazione dei buoni spesa nell'ultima, insomma, avviso che abbiamo fatto per mancanza di fondi. Probabilmente non riusciremo a coprire tutti quelli che hanno partecipato, perché le domande erano consistenti, però, insomma, buona parte sì, riusciremo comunque a dare ristoro anche a loro. Condanna per il grave atto vandalico compiuto nella notte tra martedì e mercoledì ai danni del teatro all'aperto di via Sottotenente Gangemi del comune di Rosarno da parte di Giacomo Saccomanno della Lega. Solidarietà anche alla commissione straordinaria che sta cercando di completare le opere realizzate nel passato e non utilizzabili per mancanza di atti amministrativi di definizione. Un appello a tutti i cittadini affinché diventino le sentinelle vigili per evitare azioni di tal tipo e la distruzione di un patrimonio pubblico che appartiene a tutta la popolazione. È inverosimile che si danneggino opere pubbliche che verranno sicuramente utilizzate da tutta la comunità e che non potranno certamente essere più realizzate nel futuro. Quindi uno sforzo collettivo, conclude Giacomo Saccomanno, da parte della maggior parte dei cittadini per bene di Rosarno e la condivisione di un percorso che, seppur amaro, deve essere proseguito. Lo dicevamo nei titoli, a Scilla e Bufera sul comune si sono dimessi il sindaco e il suo più stretto collaboratore. Nuova linea, dunque, l'inchiesta si amplia sempre di più, indagati anche un assessore e il fratello del primo cittadino, a sua volta ex sindaco. Il servizio è di Raffaella Silvestro. Pasqualino Ciccone si è congedato ieri mattina insieme a tutti i suoi componenti della giunta e dell'intera maggioranza, dopo essere stato travolto con il consigliere Girolamo Paladino, e così il sindaco si è dimesso, indagato per scambio elettorale politico-mafioso. Dall'inchiesta Nuova Linea, scattata una ventina di giorni fa contro le Ndrine scillesi e in particolare contro la cosca Nasone Gaietti, un'inchiesta che nel frattempo si è allargata con altri due indagati eccellenti, l'assessore ai tributi Giuseppe Vita, ormai dimissionario, e l'avvocato Gaetano Ciccone, l'ex sindaco per ben tre mandati, lo storico esponente del PD locale, nonché fratello del primo cittadino uscente. Il procuratore capo della Repubblica di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri e i sostituti della DDA Walter Ignazzitto e Nicola De Cari e Diego Capece Minutolo infatti li hanno iscritti nel registro degli indagati, costando così a Vita di essere stato eletto con i voti dell'Ndrangheta e a Ciccone il reato di traffico di influenze aggravato di favoreggiamento alla criminalità organizzato. A quanto trapela ci sarebbero alcune intercettazioni. Dimostrerebbero così che l'ex sindaco avrebbe fatto da tramite tra il presunto boss Giuseppe Fulco e il fratello Pasqualino. Un'emblatica la sintesi di una conversazione riportata così nell'ordinanza di custodia cautelare. Antonio Magenta tira in ballo così il sindaco Pasqualino Ciccone e lo ingiuria, trovando d'accordo con Giuseppe Fulco, che però aggiunge che qualche giorno prima si è recato ad interloquire con l'avvocato Gaetano Ciccone, che a suo dire è capace di usare una buona intermediazione sia con il fratello il sindaco che con il dirigente dell'ufficio tecnico, l'ingegnere Bruno Doldo.
Lo scopo della cosca scillese era sempre quello di ottenere grandi vantaggi in termini di concessioni dei magnali e non solo, per riuscire così ad ottenere profitti illeciti e imporre la propria legge sul territorio, dunque sul comune di Scilla, una grande bufera, anche più grande di quella che si era prospettata lo scorso 8 settembre, quando nel corso dell'operazione Nuova Linea i carabinieri hanno perquisito l'abitazione e anche l'ufficio del sindaco e posto agli arresti domiciliari il consigliere Paladino. Una grande bufera che, al di là di eventuali nuovi sviluppi giudiziari, ha intanto messo la parola fine sulla seconda amministrazione Ciccone, con un epilogo forse ancor più brutto di quello del 2018, segnato dallo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiosi. Un grande saluto amaro è quello del sindaco dimissionario, che nei giorni scorsi aveva così preannunciato l'addio e giurato di non aver mai ceduto a pressioni. Così Pasqualino Ciccone, il sindaco, è il giorno finale di una grande esperienza amministrativa. Dice: rassegniamo le dimissioni da amministratori del nostro comune. Da domani, così, torniamo ad essere cittadini comuni, nella consapevolezza di aver interrotto un percorso importante per la nostra città, ma non per nostra volontà. Tutto è dovuto agli eventi di queste settimane, dall'invio della commissione d'accesso antimafia delle operazioni di polizia. Riteniamo, dice il sindaco del centro in riva allo stretto, che tutto ciò porti di fatto ad una scelta obbligata e che è quella delle dimissioni. Ringraziamo tutti coloro che in questi giorni ci hanno così espresso la loro grande solidarietà e con orgoglio rivendichiamo il lavoro fatto in questi anni. E ci sono delle novità importanti per quanto riguarda le elezioni del 25 settembre, notizia di ieri. Per quanto riguarda le elezioni alla Camera, il Partito Democratico perde un seggio, infatti Bruno Bossio è fuori, viene eletto invece Tucci del Movimento 5 Stelle. Vediamo il servizio. La sciagurata legge elettorale continua ad assestare scosse. Terremoti scuotono l'Italia da nord a sud, aggiornando la mappa dei parlamentari. Il Viminale ha chiuso ieri sera la carniera della ridistribuzione dei resti, con clamorosi risvolti anche per la Calabria. L'operazione di rettifica delle poltrone ha assegnato ai 5 Stelle un posto in più a Montecitorio e di conseguenza un in meno al Partito Democratico. E così, a calar della sera, l'algoritmo del Rosatellum ha generato una staffetta rosa alla Camera con la Dem di Cosenza, Enza Bruno Bossio, costretta a lasciare dopo 2 anni di legislature, e la pentastellata di Corigliano, Rossano e Elisa Scutellà, che torna in Parlamento nonostante la sconfitta nel collegio uninominale 3 di Catanzaro contro Vandaferro di Fratelli d'Italia. Alessandra Carrieri del Movimento 5 Stelle calabrese ha spiegato che il nome della Scutellà potrebbe essere quello giusto, ma che manca ancora la conferma ufficiale. Aspettiamo notizie da Roma, dovrebbe comunque essere lei ad entrare in Parlamento, perché il nostro listino nel collegio plurinominale della Camera è esaurito. Il capolista De Rao era candidato in Calabria e in Emilia Romagna e la legge elettorale gli ha imposto l'opzione del collegio dove ha ricevuto meno voti. Quindi i 2 seggi attribuiti in prima istanza al nostro movimento sono andati alla seconda Vittoria Baldino e al terzo Riccardo Tucci. Attraverso i resti è arrivato questo terzo seggio, che in teoria sarebbe stato da assegnare alla quarta del listino, che è Anna Laura Orrico, che però ha vinto l'uninominale ed è già in Parlamento. Così il ripescaggio avviene sulla migliore perdente, 35,25% Vittoria Baldino, anche lei già deputata. Facendo scorrere le percentuali si giunge a Elisa Scutellà, 28,49%, che ha avuto un buon riscontro a Catanzaro. Questo dovrebbe essere il percorso corretto per l'attribuzione del terzo seggio. E siamo ora a Platì, dove questa mattina c'è stato un sopralluogo nei cunicoli dell''Ndrangheta, divenuti ormai un percorso d'arte. Il progetto finanziato dal CIS Calabria Svelare Bellezza ha visto questa mattina la partecipazione, durante il sopralluogo appunto, di numerose autorità e di tanti docenti universitari e ricercatori. Il servizio è di Giuseppe Mazzaferro. Il CIS Calabria Svela Bellezza, promosso dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, ha finanziato per il comune di Platì un progetto di recupero e trasformazione dei cunicoli bunker sotterranei in percorsi d'arte.
La cultura e la bellezza si sostituiscono all'abusivo e all'illegale, sfrattato dalle 'ndrine per restituire dignità alla gente e al paese, restituire il nascosto alla luce e dalla trasparenza in forma di arte destinata ai giovani dalla scuola. L'obiettivo comune è quello di risarcire un territorio dove l'impegno delle istituzioni per la scuola e la cultura è venuto meno o non vi è mai stato. Con Peppino Impastato siamo persuasi che bisogna insegnare la bellezza alla gente per fornirle un'arma contro la rassegnazione e l'omertà. E questa è la sfida dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Sergi. Una sfida culturale che consiste in un impegno comune nello svelare, custodire, insegnare e testimoniare la cultura e la bellezza, eliminando le brutture degli abusi e riconvertendoli al bene ed al bello. Ci troviamo a Platì, proprio davanti all'ingresso dei cunicoli, i cosiddetti cunicoli dedicati ai latitanti, la delibera di giunta che portò all'epoca all'arresto dell'intera amministrazione comunale e di tantissimi cittadini, un'operazione che durò un'intera notte. Latistanti, latitanti. Oggi, a distanza di parecchi anni, il sindaco, l'attuale sindaco Sergi, vuole trasformare quelli che erano i cosiddetti cunicoli di 'Ndrangheta, dove si supponeva si nascondessero i latitanti, in un qualcosa di bello, di positivo. Che cosa, sindaco? In buona sostanza diventerà una galleria di arte moderna sotterranea che sarà a disposizione soprattutto dei giovani, quindi verrà con le migliori tecnologie, verrà alloggiata con le migliori tecnologie e devo dire anche aggiungere i migliori colori. Noi non a caso abbiamo fatto oggi una locandina dove c'è il nero e poi sotto una serie di colori, perché questo nero deve essere coperto dai colori, dalla gioia, da quello che è il futuro che noi ci auguriamo per questi luoghi, un luogo che deve essere riportato alla luce, un luogo che potrà sicuramente proiettare Platì verso il futuro. Ecco, alle nostre spalle abbiamo l'ingresso, lei ha voluto questa iniziativa, questa manifestazione, invitando i vari docenti universitari che studieranno anche questo progetto, ma poi la presenza anche della politica, in questo caso il vicepresidente della Giunta regionale Princi, che attraversa questo cunicolo e farà vedere, diciamo, quello che di bello potrà diventare. È indubbio che in questo progetto sono stati coinvolti tutti gli attori, e parte in causa anche gli enti sovracomunali. La scheda CIS ha avuto, questa rappresenta il finanziamento della scheda CIS di 2.200.000 euro, ha avuto il primo step la regione che ha seminato tutte queste proposte che sono arrivate dai vari comuni, e poi c'è stato il passaggio al Ministero per il Sud, il presidente Mara Carfagna, anche il sottosegretario Nesci, che all'epoca rivestiva l'incarico diciamo, rispetto a queste attività che si stavano sviluppando sui territori. Quindi è indubbio che in un processo di cambiamento devono essere coinvolti tutti gli attori. Le università perché? Perché le università hanno gli strumenti progettuali per poter fare veramente trasformare il brutto in bello, quindi l'Università della Calabria, l'Università Mediterranea, sicuramente anche le varie università private, anche le associazioni che si avvicineranno a questa, con le quali naturalmente cercheremo di andare a ricreare le condizioni per una partnership efficiente ed efficace rispetto a quella che sarà poi la progettualità finale di questi luoghi. È stato effettuato un primo sopralluogo preliminare di ricercatori con il magnifico rettore, il professor Giuseppe Zimbalatti, il professor Ottavio Amaro e Rosa Marina Tornatona, docenti del Dipartimento Architettura e Territorio per conto dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Rettore, oggi un sopralluogo unico, credo, più che raro, a Platì, in questi cunicoli utilizzati per bunker. L'Università farà la propria parte, ci metterà del suo, ci sono i suoi docenti, c'è un interesse diretto a collaborare a questo progetto. Senz'altro, io sono molto grato a Libera, al Comune di Platì, all'Università della Calabria, per essere coinvolto come Università Mediterranea in questa importante opera, in questo importante progetto che prima ancora di essere un progetto legato al lavoro è un progetto culturale, un progetto etico. Io sono veramente, ripeto, come Università Mediterranea di Reggio Calabria, molto grato a Don Ennio Stamile per averci inizialmente contattati e coinvolti, a tutti i partner che, come dicevo prima, contribuiranno con la loro opera, la loro competenza e soprattutto il loro supporto morale alla buona riuscita di questa iniziativa.
Come università e come laboratorio Landscape in Progress, che si occupa di queste problematiche del territorio, accogliamo la sfida che Don Ennio Stamile ci ha proposto e il Comune di Platì con entusiasmo, ma anche con la consapevolezza della difficoltà, direi una doppia difficoltà. Uno, perché appunto ci troviamo in una città sotterranea, in una vera proprio diciamo negativo della città che sta sopra, e quindi con tutte le difficoltà tecniche e tecnologiche, ma dall'altro la sfida vera è come riportare i cittadini a riappropriarsi di un luogo, di questo buio che dovrà diventare luminoso, dovrà avere luce e quindi essere dedicato alla collettività, ai servizi, agli studenti, a chi vuole visitare. La sfida per noi è importante, su questo speriamo di coinvolgere studenti, comunità accademiche in un processo appunto di cambiamento e soprattutto di promozione culturale che porta a riconquistare questi luoghi, da quelle del dramma a quelle della bellezza. E poi ancora la presenza del professor Mario Mariolo, docente al Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente per conto dell'Università della Calabria di Cosenza. È un'opera idraulica quella che abbiamo visto, che cos'è? Sì, innanzitutto questa è una canalizzazione di un fosso naturale che è stato arginato e diciamo reggimentato, e quindi c'è poi un canale sotterraneo che sostanzialmente fa attraversare il paese per evitare che il corso d'acqua dia problemi alla cittadinanza. Ha pensato di sfruttarlo, ci ha visto bene? Beh, innanzitutto è un canale cementificato, ma canalizza acque naturali. Purtroppo nei centri abitati poi diventano dei collettori fognari, come abbiamo visto dal sopralluogo. Poi è chiaro che in realtà diciamo, questi tipi di collegamenti sono stati utilizzati per altre questioni, quindi diciamo, il nostro interesse è un interesse idraulico di bonifica di questo canale, e immaginiamo che in questo progetto, che è un progetto culturale, sia poi collegato ad attività culturali vere e proprie, cioè con un'attività che coinvolga i giovani a un progetto appunto di condivisione di quella che è una prospettiva diversa di questa realtà. È un ambiente particolare, ovviamente, interessante da alcuni punti di vista, sotto diversi punti di vista, però diciamo che quella di oggi è un primo sopralluogo, poi ovviamente ce ne seguiranno altri. Diciamo che l'idea progettuale è un'idea davvero ambiziosa, molto importante, soprattutto perché è un tentativo per dare concreto, anche per dare l'opportunità a questo luogo particolare che tutti conoscono, al mondo è conosciuto come un luogo di latitanza, di nascondimento, lo vogliamo trasformare in un luogo di cultura, in una galleria d'arte insomma contemporanea, per cui trasformare il male che questi luoghi hanno visto attraversare in bene, soprattutto in un'occasione grande come quella che ci proponiamo a organizzare, appunto una sfida prevalentemente culturale. Inoltre hanno partecipato al sopralluogo Don Ennio Stamile, rettore del centro di formazione Unirimi, l'Università della Ricerca e della Memoria dell'Impegno Rosella Casini di Limbadi e le associazioni del territorio. Ci fermiamo qualche attimo per la pubblicità. E siamo ora alle elezioni per quanto riguarda la provincia di Catanzaro e Mormile, il nuovo presidente. Al candidato del centrodestra sono pervenuti 48.529 voti, Fiorita invece, il candidato del centrosinistra, fermo a 38.863. Il sindaco di Soveria Simeri la spunta dunque sul primo cittadino del capoluogo di Catanzaro. Vediamo il servizio. Un testa a testa degno delle migliori gare all'ultimo scontro, ma alla fine, forte del sostegno anche dei piccoli comuni, la spunta Amedeo Mormile, sindaco di Soveria Simeri, consigliere provinciale della Lega, uomo del centrodestra, sostenuto dal presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso. Alla fine si contano 48.529 ponderati per Mormile su 38.863 di Nicola Fiorita, uno scarto di 10.000 voti. Mormile batte Fiorita su tutte le fasce. Alle operazioni di voto a Palazzo di Vetro, sede dell'amministrazione provinciale di Catanzaro, hanno partecipato consiglieri e sindaci di 78 comuni su 80, mancano all'appello infatti, perché commissariati, due comuni, vale a dire Nocera Terenese e Simeri Crichi. L'unico seggio è stato aperto alle 7 e chiuso alle ore 23.
I 931 amministratori, aventi diritto al voto, hanno scelto tra il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita del centrosinistra e Amedeo Mormile, consigliere provinciale in carica e sindaco di Soveria Simeri di centrodestra. Il seggio ha avviato lo scrutinio poco dopo le 23. Nell'urna la scheda di diverso colore secondo le fasce demografiche di appartenenza: verde per i 58 elettori dei comuni di Catanzaro e Lamezia, grigio per i 91 dei 18 comuni compresi tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, arancione per i 214 dei comuni tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, 566 per i restanti comuni. La maggioranza, che contano fino a 3.000 residenti, sono stati i voti delle due città di Catanzaro e Lamezia a fare la differenza, visto che valgono il 33% dei totali, con un indice di ponderazione pro voto di 603 voti. Le altre fasce sono scese fino a toccare l'indice di ponderazione di poco superiore a 45 per la fascia più numerosa dei comuni. Una fascia azzurra che pesa parecchio per una responsabilità amministrativa, che significa prima di tutto il presidente dovrà occuparsi della crisi finanziaria da gestire per restituire fiducia al personale sempre più risicato. Tante professionalità che temono ogni mese di non percepire lo stipendio. Mormile, nuovo presidente della provincia di Catanzaro, dovrà riuscire a garantire i servizi dalla sicurezza delle strade di competenza agli edifici scolastici. Una bella sfida, insomma, per il nuovo presidente. Oggi, nella stanza del segretario generale Vincenzo Prestini, la proclamazione ufficiale. Sono veramente emozionato, è stato un riconoscimento enorme a un'idea di politica di territorio che arriva dal centrodestra, che è stata voluta fortemente e che con i numeri è stato dimostrato essere vincente. Sull'onda lunga della vittoria delle elezioni politiche, il centrodestra dimostra ancora una volta di avere le idee chiare, di avere una progettualità, di avere un'idea di sviluppo per questo territorio, e tutti quanti insieme faremo in modo che questa idea si trasformi in risultati pratici, come è abituato a fare il centrodestra. Viva la provincia di Catanzaro, viva gli 80 municipi della provincia di Catanzaro. Esattamente, una grande scommessa, ancora una volta dimostrazione di maturità, un centrodestra che va ben oltre la semplice individuazione di una candidatura di apparato e dimostra invece di aprirsi verso i territori. Questo significa esplorare, questo significa avere voglia di trovare nuove vie, nuove soluzioni. E il centrodestra dimostra di essere ancora una volta un passo avanti in questo. Te l'aspettavo con questi numeri, Presidente? Non lo so, però grazie di cuore a tutti voi, grazie di cuore. Ma è una vittoria molto chiara del centrodestra. Intanto la prima cosa che mi viene da dire è che facciamo gli auguri al nuovo presidente, che avrà un compito difficile, gravoso, e quindi la vittoria del centrodestra è stata netta, è stata in tutte e quattro le fasce. Per parte mia, io ho vissuto questa candidatura e questa avventura da sempre con grandi preoccupazioni e anche con grandi timori, come è noto. Grandi preoccupazioni legate a un'eventuale vittoria e al doppio impegno che ne sarebbe conseguito, ma anche grandi preoccupazioni rispetto alla possibilità di vincere, perché partivamo nettamente svantaggiati in una condizione di minoranza sulle due grandi città, in un contesto in cui oggi il centrodestra governa la regione, e credo che abbia giocato un peso non indifferente anche il traino del risultato delle politiche, perché insomma si è votato, centrodestra ha vinto nettamente in Italia 3 giorni fa, e questo non può non aver pesato sul voto anche così particolare che è il voto degli amministratori. Lo abbiamo fatto, io ho fatto questa scelta con grande spirito di servizio, mettendo a disposizione quello che rappresento, mettendolo a disposizione di un progetto politico. Credo che gli abbiamo dato corpo, sostanza e dignità, e adesso torniamo a fare quello che abbiamo fatto, per la verità, senza smettere, cioè provare a dare segnali di grande cambiamento nella città. E al centro neurologico di Locri continuano i lavori per la realizzazione del frutteto, dell'orto, dell'area verde e della pista di bocce programmate dalle associazioni pro disabili d'intesa con l'ASP e l'ARSEC, l'azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura in Calabria. Prosegue a pieno ritmo anche la campagna per la raccolta dei fondi. Vediamo il nostro servizio.
troviamo qua in questo appezzamento di terreno che stiamo preparando l'aratura, in modo che poi andiamo a mettere a dimora le piantine da frutto, come abbiamo già programmato, e poi faremo un piccolo appezzamento anche per piantare ortivo. Ora facciamo la prima lavorazione, poi togliamo le pietre, il terreno venga perfetto, fine e macinato da tutte le sterpaglie che ci sono, e poi faremo il sesto, metteremo un po' di concime organico in modo da far sviluppare le piantine con un po' di autoradicante anche, in modo che quando andremo a mettere le piantine a dimora troveranno un terreno fertile per incominciare la vegetazione, vegetare e mettere le nuove radici. Il terreno comunque si presenta abbastanza bello. Da questa parte abbiamo un po' di pietre che poi andremo a togliere, invece dalla parte di là il terreno è abbastanza fertile. E meno male che, per fortuna, che il buon Dio ci ha provvista di una bella pioggia che è venuta giù ieri, e per fortuna così abbiamo potuto iniziare i nostri lavori qua per completare l'opera. Tutto questo ha bisogno del vostro sostegno, aiutateci a farlo con una semplice donazione di qualsiasi entità al numero che vedete in sovraimpressione su bonifico bancario, intestato alla Consulta delle associazioni. Frena la crescita dei contagi da Covid in Calabria, con il tasso di positività che è in calo, ma tornano a salire i casi attivi e di ricoveri in ospedale. Nelle ultime 24 ore sono 932 i contagi, con il tasso di positività che scende dal 22,25 al 17,01. Aumentano però nel saldo tra ingressi e uscite i ricoverati, più 4 in area medica e più 4 in terapia intensiva. Ora siamo a Gerace, dove il prossimo 2 ottobre ci sarà un corteo per ricordare il sacrificio dei 5 martiri. Il servizio è di Giuseppe Mazzaferro. Il 2 ottobre del 1847, nella piana di Gerace, un plotone d'esecuzione delle milizie borboniche uccide 5 giovani intellettuali dell'ex distretto di Gerace, che avevano innalzato al cielo il grido di «Viva l'Italia! Viva la Costituzione! La vita e la morte di Gaetano Ruffo, Pietro Mazzone, Rocco Verducci, Michele Bello e Domenico Salvadori, i 5 martiri di Gerace, precursori dell'Unità d'Italia, saranno rievocate a distanza di 175 anni il 2 ottobre prossimo, con il primo corteo storico che avrà luogo con inizio alle 16, partendo da Largo Prigione dei 5 Martiri, Piazza del Tocco e poi Via dei 5 Martiri, Borgo Maggiore, Piana di Gerace. L'evento, che vede il patrocinio dell'amministrazione comunale della città di Gerace, guidata dal sindaco Giuseppe Pensimenti, che ha elargito un contributo per la realizzazione del corteo ed ha garantito la logistica, è organizzato dall'Associazione Museo della Scuola ICAR, diretta dal professor Vito Pirruccio, con la partecipazione della Proloco Città di Gerace e dell'AMPI della sezione di Locri Gerace. Nel corso della manifestazione saranno previsti degli interventi teatrali del gruppo spontaneo di Bovalino, dal titolo Fuori dalla storia come sempre, dalle incursioni poetiche e musicali di Martino Recupero, Paesi Meo Ti Voglio Beni e di Manuela Cricelli, e poi i brani dei Quarto Mentata, l'audio del maestro Salvatore Gullace. L'amministrazione comunale di Gerace, nel promuovere l'iniziativa culturale e storica, evidenzia in particolare l'alto valore patriottico del sacrificio dei 5 martiri, che hanno lottato per gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità, sacrificando addirittura la propria vita. Quel loro eroico sacrificio non deve cadere ovviamente nell'oblio, ma va ricordato e inciso nei libri del Risorgimento italiano come una pagina indelebile da consegnare ai giovani. Come ha spiegato lo stesso professor Vito Pirruccio, il corteo costituisce un ulteriore tassello per rimuovere la colpevole dimenticanza e assegnare ai 5 martiri alla Locride il giusto riconoscimento nella gloriosa pagina del Risorgimento nazionale. Oggi si aprono degli spiragli che, come Associazione Museo della Scuola ICAR, intendiamo cogliere ed assecondare, aggiunge Pirruccio. E ci spostiamo ora a Bivongi, dove c'è stato un incontro con un emigrato d'eccellenza a La Plata. Zurzolo l'ha incontrato per noi Ugo Franco. Zurzolo ha scritto l'opera teatrale I Migranti. Vediamo di cosa si tratta. Ugo Franco. Lina, amore mio!
finalmente sei tornato al paese. Non vedevo l'ora per vederti e per abbracciarti. Ed anch'io non vedevo l'ora che finisse l'anno scolastico. Quando sono arrivata a casa, ho cercato subito la scusa per poter uscire. Approfittiamo della presenza di Bentivoglio Zurzolo perché, come sapete, Bentivoglio vive alla Plata e lui ha un amore sviscerato per questo paese, tanto che è riuscito a comporre l'opera teatrale Le Migranti, proprio Le Migranti in dialetto. Madonna, che buono, eh? È buono vero, Sì. Che tu potrei avere un cavaliere? Ma che cavaliere? Un cavaliere franco, sì. Molto attento. Come scherzata mia. Ma così di gente con padroni, garzoni, schiavi senza nazione. E quanto sapati insostabili dopo padroni. Ricordiamo che Bentivoglio Zurzolo ha sempre amato, ama ancora il suo paese. E lì in La Plata il suo pensiero è rivolto sempre qua a Bivongi. Tant'è che è riuscito a produrre un'opera teatrale che ha mandato in onda già diverse volte. Il titolo è? Il titolo è Le Migranti, perché l'opera è in dialetto calabrese e anche qualcosa in italiano. E giustamente il console Foti si è fatto tutta anche una registrazione bellissima, ma poi l'ha mandata anche in YouTube, e tradotta in castellano, affinché lo potessero capire. Quello che ho scritto volevo che la capissero tutti. Quindi l'abbiamo dato in moltissimi teatri grandi della città della Plata, Mar del Plata, in tante associazioni calabrese di Buenos Aires. Perché nasce, l'opera nasce con il dialetto bivongese? Tutto dialetto bivongese e qualche cosa in italiano. E per sapere che quello che diciamo abbiamo... Come nasce l'idea di questa opera? Beh, io sempre ho amato Bivongi, ho amato la storia di Bivongi, ho amato, sai, l'emigrazione. Eppure sono stato quelli che negli anni del 46 al 52 più o meno ho portato i telegrammi a tutti coloro che dovevano emigrare, quindi sai che si sente quelle cose. E volevo dimostrare quello che, perché si è emigrato pure. E poi l'ultima parte, quello che sente l'emigrante stando fuori dal suo paese. Io sempre dico che emigrante non è solamente quello che passa l'oceano, ma anche quello che, mettiamo, noi siamo in Bivongi, quello che nasce a Pazzano viene a vivere a Bivongi, si sente bene quando va a Pazzano, perché lì ha le sue radici, la sua casa, gli amici, eccetera, eccetera. E quella è la mia... Questa dell'emigrante, ricordiamo, è qualcosa che ci portiamo dentro nel sangue, nel periodo dei piemontesi, quando c'era il detto... Brigante o migrante? Emigrante, ecco, sì. È quello che ci ha indotto a spopolare la nostra Calabria, diciamo, sì, in questo senso. Io posso dire che veramente bivongese, posso parlare dei bivongesi perché faccio parte di loro nelle città della Plata e anche Cordova, Mar del Plata, dove ci sono tutti i bivongesi. E grazie a Dio ci siamo fatti grandi attraverso l'onestità e il lavoro. Bentivoglio, una domanda, perché uno se merita, alla Plata siete riusciti a restare tutti uniti, i bivongesi, mentre in Australia, in America sono sparsi, non hanno quella comunità come ce l'avete voi, forse l'unica in Canada. No, sai, abbiamo avuto la fortuna che siamo tutti arrivati vicino a Buenos Aires, La Plata, e ti posso dire, eravamo nell'anno 62, che ho fatto più o meno un censimento mentale, no? Di 230 famiglie. Puoi immaginare quanto eravamo nella città della Plata, no? Noi diciamo che c'era, la prima Bivongi era la Plata. La prima Bivongi era lì. Era più là che qua. Sì, c'erano più bivongesi là. Bene, adesso vediamo un piccolo spezzone degli emigranti, come dice Bentivoglio. Eccellenza!
Allora, vi dico questo vino e questa allegria di viverlo con voi, con Francesco. E siamo a Caulonia, dove sabato 1 ottobre, presso la chiesa matrice alle 20:30, partirà il primo festival corale coro Voci Bianche Il Calicanto di Salerno con direttore Milva Coralluzzo, poi il coro giovanile Note Colorate di Messina, direttore Giovanni Mundo, e poi la corale polifonica San Nicolo di Messina con il direttore Nazareno De Benedetto. Caulonia Cantiere del Suono è un progetto che ha come direttore artistico Marco Berrini, quindi sabato 1 ottobre alle 20:30 presso la chiesa matrice di Caulonia. Ora vediamo come hanno titolato i principali quotidiani oggi in edicola. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi. Dopo elezioni rovente, il quotidiano del Sud, il riconteggio del Viminale, smonta il PD calabrese, Enza Bruno Bossio resta fuori dal Parlamento. Il seggio va al Movimento 5 Stelle, spianato l'ingresso di Elisa Scutellà, alla Camera il centro-sinistra resta solo con Nico Stumpo. C'è un precedente analogo con Forza Italia nel 2018 relativo al caso di Andrea Gentile, ecco cosa prevede la legge elettorale. E poi ancora, ammattonata in testa per 50 euro il giovane che ha colpito la nonna, confessa tutto, la fotonotizia. Sanità, medici cubano, chiuso incontro alla Federazione degli Ordini. E poi Valle dell'Esaro, guardie mediche chiuse, sindaci in rivolta. Il taglio alto, bollette elettriche, dal 1 ottobre rincari assicurati, anche il gas in salita. Intanto Meloni vede Salvini, unità di intenti, riconteggi, Bossi torna in Parlamento. Qualche altra notizia, l'analisi del voto di domenica, l'osservatorio dell'Unical, l'astensione premi e grillini. E poi da Catanzaro, provincia Mormile, presidente esulta il centrodestra che vince le elezioni per la provincia, sconfitto dunque Nicola Fiorita. Reggio, analisi in casa PD, Bonforte, qui un buon risultato. Vibo, Porto, interventi per 18 milioni nei prossimi tre anni. Crotone, crack sacro, ulteriori accuse per alcuni imputati. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importante, tranne che tiene banco il caso Scilla con le dimissioni del sindaco Ciccone. Gazzetta del Sud, a proposito di Scilla, si è dimesso il sindaco Ciccone, vedete la notizia del taglio alto, i titoli sottotestata, si allarga l'inchiesta, nuova linea, altri due indagati della DDA, il primo cittadino alla squadra di maggioranza, lascia il municipio, fatali le accuse di aver beneficiato del sostegno del clan, dei clan locali. E poi a Villa, patrimonio lecito di sequestrati i beni di Rocco Lavalle. Meloni, il primo scoglio è Salvini, il titolo di tutta pagina per quanto riguarda Gazzetta, vedete la leader di Fratelli d'Italia, Premier in pectore, non è disposta ad accontentarlo sul Viminale, deve decidere quale ruolo proporgli. Fra Toto Ministri e giri di poltrone, mentre si inaspriscono le polemiche sulla Costituzione. Calabria, Scutellà del Movimento 5 Stelle al posto di Bruno Bossio del PD, colpo di scena dopo la revisione dei seggi a livello nazionale, all'Unical l'analisi del voto. Poi le notizie di spalla, Reggio, il PD attende il ritorno di Falco Matà per rilanciare l'azione del Comune. A Melito più lead e servizi, la Giunta ripensa il piano spiagge. Roccella, flusso inarrestabile da inizio 2022, sbarcati 8.000 migranti. Regina, Cardona, il granillo per noi è una priorità, addio intanto a Bruno Bolchi, l'allenatore della promozione in Serie A. Bollette, un incubo, rincari in arrivo, dal 1 ottobre rialzo rilevante per la luce, il gas andrà pagato mensilmente. Non ci sono altre notizie importanti, possiamo cedere la linea alla nostra redazione dopo aver dato un'occhiata velocissima a quelle che erano le notizie più importanti di prima pagina. Grazie per averci seguiti. E vediamo le previsioni del tempo per le prossime ore in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi.
Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Il meteo è stato presentato da... Qua è Charlotte M. Lo sapete la novità? Sono arrivate le scarpe più belle di sempre. Carpa, c'è una sorpresa. Degli occhiali pazzeschi firmati da me. info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. E vi lascio dunque con il riepilogo. Grazie gentili telespettatori per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Telemia. Arrivederci. Una piantagione di cannabis sequestrata e 5 giovani arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. A Platì oggi un sopralluogo nei cunicoli dell''Ndrangheta, diventati ormai percorsi d'arte. Il progetto finanziato dal CIS Calabria Svelare Bellezza ha visto questa mattina la partecipazione al sopralluogo da parte di tanti politici e di docenti universitari e ricercatori. A Scilla, bufera sul comune, si dimettono il sindaco e il suo collaboratore, nuova linea, si amplia l'inchiesta, indagati anche un assessore e il fratello del primo cittadino, a sua volta ex sindaco. Elezioni, nuova attribuzione dei seggi in Calabria, un seggio passa dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, secondo i dati del Viminale Tucci è eletto al posto di Bruno Bossio. Provincia di Catanzaro, Mormile è il nuovo presidente, al candidato del centrodestra 48.529 voti ponderati, Fiorita fermo a 38.863, il sindaco di Soveria Simili la spunta sul primo cittadino del capoluogo. I 5 martiri di Gerace saranno ricordati a 175 anni dal loro sacrificio il prossimo 2 ottobre con un corteo storico.